Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it e oggi parliamo di una distribuzione Linux Made in Italy. Sì, parliamo di Ufficio Zero, una vecchia distribuzione Linux che nell'arco del tempo era stata abbandonata, fino a quando un gruppo di ragazzi l'ha ripresa in mano e gli ha ridato nuova vita. Lo scopo fondamentale di questa Ufficio Zero è garantire una distribuzione Linux idonea, adatta per il lavoro d'ufficio, stabile e chiaramente pronta all'uso. E conoscendo anche un po' come sono combinati gli uffici italiani, ovviamente non hanno trascurato neanche il particolare non solo di produrre le distribuzioni a 64 bit, ma anche quelle a 32 bit per computer un bel po' datati. Ovviamente open source e free è una cosa veramente bella, però chiaramente questi ragazzi stanno sopportando uno sforzo veramente immane per mantenere viva questa distribuzione, per cui al momento chiedono due tipi di aiuti. Il primo da un punto di vista pratico, quindi se sei un programmatore, un web developer, un grafico e magari ti vuoi unire alla loro squadra, puoi farlo tranquillamente, sul sito troverai tutte le informazioni. Invece dal lato utente, chiaramente per compensare questi ragazzi degli sforzi che stanno facendo, si richiede una piccola donazione. Parliamo di poca roba, lo vedremo quando andremo sul sito. In ogni caso, se questo genere di video ti piacciono, ti invito a mettere un like, ma cosa molto più importante, iscriverti al canale e spuntare la campanella per essere avvisato ogni qualvolta produco un nuovo video. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, giusto qualche secondo di sigla e vediamo subito Ufficio Zero, che per me è Ufficio Zero Problemi. E dopo aver presentato questo progetto, Ufficio Zero, ci troviamo sul sito ufficiozero.org, dal quale viene distribuita le distribuzioni Linux. Scusate il gioco di parole. Il sito è un sito abbastanza lineare, semplice, facilmente comprensibile, con un menu nella parte alta e la possibilità di avere la doppia lingua, italiano e inglese, ma ovviamente noi siamo italiani e lo lasciamo in italiano. Prima volta che mi capita di non dover tradurre un sito. E cosa molto bella è questo banner che scorre proprio all'apertura perché riporta un po' le città italiane. Vi ricordo che questa è una distribuzione 100% italiana. In realtà queste città, Bergamo, Tropea, che vediamo scorrere qui sopra, non sono altro che il nome della release al quale possiamo fare riferimento. Infatti abbiamo la Bergamo, la Tropea, la Siena, la Roma, la Mantova, la Vieste. Cosa molto importante, non hanno consigliato solo distribuzioni a 64 bit, ma ci sono anche due distribuzioni a 32 bit, che sono molto utili nel caso abbiamo un computer un bel po' datato, quindi in questa maniera nessuno viene escluso. Come scegliere la versione più idonea al proprio computer? Cosa bella è perché è proprio messo in sequenza, molto facile da seguire, una piccola guida che ci indica quale versione scegliere, quindi quali sono i particolari da tenere in considerazione per l'installazione di una qualsiasi distribuzione che andremo a prelevare poi dal loro sito. Come vi avevo anticipato, tutte le distribuzioni sono out of the box, o come preferisco dire io, ready to use, ossia una volta installate avremo un sistema completo, perfettamente funzionante, pronto per essere utilizzato e quindi senza alcun tipo di problema. Quindi secondo me Ufficio Zero dovrebbe essere completato con Ufficio Zero Problemi.
e chiaramente nell'ottica di un buon sito che hanno realizzato, è completato tutto da una serie di informazioni tipo il chi siamo, molto importante per conoscere il team degli sviluppatori, il progetto, dove descrive come è nato il progetto, come è stato rilevato e tutte le vicissitudini avvenute nell'arco del tempo. Abbiamo i vari Miro, i servizi che loro offrono, pick up, roll out e assistenza remota, perché qualora qualcuno fosse seriamente interessato ad adottare questa distribuzione ma ha delle difficoltà, esiste anche un servizio di assistenza remota. Diversamente abbiamo un forum e un wiki, lo apriamo di qua, dove ci si può interfacciare con gli utenti o andare a vedere un po' quelle che possono essere le problematiche da risolvere. Abbiamo la parte dei download, ovviamente tutti questi link ve li metterò in descrizione. Il download funziona in questa maniera: una volta individuata e scelta la distribuzione che vogliamo scaricare, possiamo scaricarla attraverso o un file torrent o un file ISO. Qui abbiamo l'MD5 che certifica la bontà dell'ISO, che quindi non sia stata alterata. Ma cosa molto più importante, chi produce questo distribuzione, questa distribuzione è la Site SRLS, che è un'azienda di profitto, quindi che si occupa di un'attività ben specifica nel panorama IT italiano. Però loro hanno messo a disposizione gratuitamente queste distribuzioni, che tra l'altro stanno anche mantenendo e che le rendono fruibili a tutti quanti noi a costo zero. È chiaro che c'è uno sforzo, c'è un impegno da parte di questi ragazzi a portare avanti questo progetto, quindi mi sento in dovere, anche per una questione di orgoglio italiano, lasciare che consideriate la possibilità di fare una donazione, chiaramente in Bitcoin o criptomoneta probabilmente più di qualcuno avrà difficoltà, possiamo farlo attraverso il LiberaPay con costi decisamente leggeri, quasi non si sentono. Abbiamo un contributo simbolico di 1 centesimo a settimana, che corrispondono a 52 centesimi l'anno. Contributo piccolo di 25 centesimi a settimana, che sono appena 13 euro l'anno. Quindi voglio dire, non dico di spingervi a fare un medio, grande o massimo, però voglio dire, un piccolo ritorno economico di sicuro aiuta questi ragazzi a lavorare un po' più seriamente e sicuramente proporci prodotti veramente interessanti nell'ambito Linux. Se poi sei un'azienda e voglio dire ti fanno risparmiare un sacco di soldi per l'acquisto di sistema operativo, di suite office e quant'altro, voglio dire, non dico fare una donazione grande per ogni singola macchina che vai a installare, ma ogni tanto ricordati che questi ragazzi ti hanno aiutato tantissimo. Quindi, detto questo, andiamo subito a vedere questo Ufficio Zero come si comporta sul mio computer. E finalmente ci ritroviamo sul desktop di Ufficio Zero Linux. In particolare la versione che state osservando è quella col codename Tropea. Infatti si vede una bellissima spiaggia. Allora, come prima impostazione io andrei a cambiare lo sfondo in maniera da renderlo un po' più leggibile. Considerate che sta lavorando in live, quindi come risposta del computer non aspettiamoci qualcosa di molto brillante. E quindi come seconda operazione invece andremo a collegarci al nostro wifi, giusto per avere la rete. Ci colleghiamo, vediamo cosa accade, dovremmo avere la connessione.
E quindi andiamo subito a vedere cosa gira sotto il cofano di questo ufficio Zero Tropea. Come gestore di menu, prima di iniziare a vedere come gira sotto, ecco, forse mi sfuggiva di mostrare un po' il desktop. E si presenta come un sistema classico Windows, quindi con icone del computer, la cartella home, la possibilità di installare l'ufficio Zero sull'hard disk, quindi vi ricordo che siamo in live, e poi il Penguin Eggs, mentre nella parte inferiore di sinistra abbiamo il menu di avvio. Abbiamo poi velocemente una finestra che ci richiama la cartella esploratore delle risorse, dei file, il file manager, terminale e il browser web, mentre nella parte bassa di destra abbiamo la classica train icon con tutte le iconcine che ci notificano stato di batteria, wifi, bluetooth, volume, calendario, eccetera eccetera eccetera. Allora, ritorniamo all'operazione originale, apriamo il terminale, vediamo subito, cat eccetera, OS release. E allora, come vedete, la base dal quale è stato creato questo ufficio Zero è una Linux Mint, la versione la 20.1 Ulissa, infatti l'ID like è Linux Mint, che a sua volta ha come base una Ubuntu. Quindi andiamo a vedere subito sulla Ubuntu Codename, troviamo la Focal Fossa, quindi praticamente l'ultima versione LTS di Ubuntu, quindi abbiamo di sicuro stabilità e aggiornamenti garantiti. Se invece vogliamo andare a vedere la versione del kernel UNI-A, possiamo vedere che il kernel non è super aggiornatissimo, eccolo qui, il 5.4.065 generic, ma è chiaro che una volta installato può essere ricompilato e quindi ottenere un kernel piuttosto aggiornato. Vi ricordo che tutte le versioni di Ufficio Zero sono tutte definite out of the box, lo vedremo anche, l'abbiamo visto anche all'interno del sito, e quindi sono già tutte ready to use, ossia una volta installate hanno già un corredo di software installato che rende il sistema operativo già pronto all'uso. Ma anche la versione live non è da meno, perché c'ha veramente un po' di tutto, dagli accessori a audio video per quanto riguarda la grafica, internet, strumenti sistema, ufficio e quant'altro. E chiaramente hanno anche applicativi web, sicuramente sono prodotti della stessa software house che produce Ufficio Zero o comunque di aziende partnership. Concentriamoci però su Ufficio Zero. Allora, sicuramente andiamo a vedere l'installazione di software aggiuntivo, installazione, gestione applicazioni, eccolo qui. E quindi si presenta il solito gestore di applicazioni, dove possiamo scegliere o per categorie o ricercando direttamente un software all'interno della gestione applicazioni. E vediamo subito audio video, no, grafica, non c'è il GIMP, quindi vediamo se troviamo il GIMP, eccolo qui, lo selezioniamo, ovviamente va molto a rilento perché sta girando attraverso una chiavetta USB, quindi in modalità live. E quindi procediamo all'installazione. Lui dice, ci avvisa che ha bisogno di software addizionale, noi gli diciamo continua e vediamo cosa accade.
è terminata l'installazione, che io ho opportunamente velocizzato per non annoiarvi, posso garantirvi che è durata poco più di 5 minuti. E quindi vediamo di lanciare subito il nostro GIMP per vedere come si comporta all'interno di questo sistema. Anche a livello di prestazioni, benché stia girando su una chiavetta live e ovviamente il computer target è il mio classico notebook con processore Intel i3 di terza generazione, 8 GB di memoria RAM, hard disk meccanico, anche se in questa occasione non viene coinvolto. Vediamo se ce l'ho aggiunto anche nella parte della grafica. Eccolo qui, ci ha inserito all'interno anche il menu, per cui si comporta in una maniera veramente spettacolare per chi intende passare da un sistema tipo Microsoft a un sistema Linux. E quindi abbiamo visto come comportamento il comportamento di un normalissimo computer tradizionale, come è abituato l'utente medio. Qui abbiamo il gestore dei file, ovviamente abbiamo una serie di cartelle di file che per ovvie ragioni sono montate sulla pennetta USB. Voglio andare a provare a sfogliare la rete. Di solito qui è sempre il punto cruciale, infatti mi dà sempre errore, però se vado a impostare l'indirizzo manualmente, probabilmente smb/, gli do l'indirizzo del NAS ed ecco qui che il NAS me lo vede, utente anonimo, ok, perché è all'interno della rete protetta, e sì, mi entra anche all'interno del NAS e quindi posso vedere quello che c'è sul NAS. Tra l'altro noto anche che una volta montato il volume me lo mostra anche qui sul desktop, in maniera che non debba più necessariamente andare nella gestione file e quindi aprirlo, quindi lo posso fare direttamente di qua. Ottimo. E questa sicuramente è una gran cosa, specie se viene utilizzato all'interno di uffici dove ci sono computer collegati in rete fra di loro e quindi hanno necessità di scambiare i file. Altra cosa che volevo vedere, vediamo se c'è qualcosa che mi permetta di, eccolo qua, sì, monitor di sistema, di visualizzare quelle che sono le risorse del sistema. Quindi a completo riposo abbiamo una CPU che prende fino a un massimo del 10%, probabilmente quando muovo il mouse. Ok, come memoria invece 3,8 GB, perché mi ha caricato il sistema in memoria. Proviamo a rilanciare il GIMP, vediamo cosa accade. Dovrei andare a caricare un po' di più, infatti lui già ce l'ha in memoria perché l'avvio è stato molto molto rapido e non ha sovraccaricato la CPU, quindi vuol dire che ha buona parte dei pacchetti caricati in cache. Comunque l'avevo ispezionato in un precedente avvio, come memoria non assorbiva più di 1 GB appena avviato, era una prova che va fatta appena avviato, anzi quasi quasi la rifaccio questa prova. Quindi metto in pausa il video, riavvio e vediamo subito gli assorbimenti della memoria. Ho appena riavviato, quindi andiamo a vedere tra gli strumenti sistema, il monitor di sistema. Ecco qui, come vedete, se non avvio altre applicazioni, chiaramente a completo riposo il sistema occupa 1 GB di RAM, quindi come dispendio di risorse non è eccessivo. Ricambiamo
lo sfondo della scrivania, sempre per renderlo più leggibile. Vedete, ora ad esempio ci impiega un po' più di tempo perché non l'avevo ancora avviato, quindi al primo avvio lui sta caricando in memoria il tool per il cambio della desktop. Rimettiamo questo qui, ritorniamo a vedere il monitor di sistema e niente, no, è abbastanza stabile. Probabilmente prima il caricamento del GIMP aveva causato un sovraccaricamento della memoria, vabbè, ma cose che possono accadere a qualsiasi sistema operativo. Poi, premesso che questo è in live, quindi si affida tra l'altro anche alla memoria RAM, perché viene caricato in buona parte nella memoria RAM, quindi nulla da eccepire. Quindi andiamo a vedere ora quella che è la dotazione software di Ufficio Zero. Partendo dagli accessori abbiamo la classica calcolatrice, cattura schermata, la gestione dei dischi, dizionario, editor di testo, la tastiera on board, la possibilità di scrivere immagini USB sulla pennetta, tabella dei caratteri, diciamo che c'è un bel po' di roba. In altro c'è il post install, download install application for you, quindi ritengo che sia qualcosa legato all'installazione poi su hard disk. Audio video, abbiamo i classici riproduttori per audio, video e quant'altro. Grafica, l'acquisizione di documenti, chiaramente io ci avrei messo anche il GIMP e l'Inkscape per chi fa fotoritocco e grafica vettoriale, però è un sistema che tende a mantenersi quanto più orizzontale possibile, quindi adatto più o meno a tutte le esigenze. Quindi installarlo tra l'altro non costa neanche nulla. Internet, abbiamo un bel po' di software, tra cui il Firefox, il Thunderbird per le mail, software per le chat e, cosa molto importante che ho appena notato, che c'è l'install Aruba Sign, ossia il software di installazione per la firma digitale di Aruba. E questa è una cosa molto importante perché significa che è un sistema pronto realmente per lavorare all'interno di un ufficio dove si fa produzione, quindi non solo a livello domestico. Qui abbiamo i classici strumenti di sistema, l'analizzatore del disco, esplora file, l'installazione chiaramente di Ufficio Zero, il monitor di sistema, le statistiche energetiche, terminali vari e così via. A livello di ufficio abbiamo chiaramente già caricato tutta la suite LibreOffice. Del web abbiamo visto che ci sono delle applicazioni web, tra cui il sito di Ufficio Zero. Ah, è vero, non ho ricollegato la wifi, quindi sicuramente non andrà in rete, quindi proviamo a farlo al volo. Eccola qua. Dovrei aver messo la chiave corretta. Riproviamo. Ed ecco qui che finalmente ricarica. Purtroppo avevo riavviato prima per vedere qual era l'assorbimento della RAM e avevo dimenticato di rimettere la chiave del wifi, perché non è una live persistente, quindi una volta che si riavvia praticamente azzera tutto. Quindi per avere tutto quanto memorizzato bisogna chiaramente installarlo. Poi abbiamo i software di amministrazione, quindi per la gestione degli aggiornamenti, dei driver, rapporti di sistema. C'era anche qualcosa di interessante, non so se riesco, registro, eccolo qua, e anche una sorta di registro di sistema che non è altro che una raccolta dei file log, dove praticamente se ci capita qualcosa può essere utile anche a livello di assistenza a capire cosa ha generato un particolare errore o un'anomalia di funzionamento di un particolare software. Qui ovviamente mi dà l'errore perché è partito dalla pennetta USB, quindi
non ha utilizzato il boot tradizionale. Niente, come sistema operativo è abbastanza amichevole, completo, ma vediamo cosa ne penso nelle conclusioni. E giusto sul finale mi sono lasciato la chicca. Allora, mentre presentavo il desktop, qualcuno più attento si sarà accorto che mentre passavo sulle icone della Train Icon sono passato molto velocemente. E allora c'è questo simboletto che mi aveva incuriosito. Se io lo clicco e vado su Preference, guardate cosa ottengo. Ottengo una serie di comandi veloci che posso dare attraverso la tastiera. Quindi se per esempio do Ctrl-Alt-A, mi uscirà una barra di applicazioni. Ingenuamente pensavo che serviva per alzare questa barra, e invece no, guardate cosa fa. Ctrl-Alt-A, mi appare questo nuovo menu. Lancio il Firefox così. Ovviamente ci impiega un po' di tempo perché stiamo sulla live e quindi ci vuole un po' di tempo. Se invece premo per esempio il Ctrl-Alt-T, dovrebbe farmi la tabulazione tra le varie finestre. Vediamo, Ctrl-Alt-T, infatti ora abbiamo solo una finestra, abbiamo il terminale, e quindi Ctrl-Alt-T. Ah no, Ctrl-Alt-T non mi fa la tabulazione, mi richiama il terminale, e lo posso fare anche tramite Alt-Tab. Questa era una cosa che sinceramente non avevo provato. Poi abbiamo il main menu, Ctrl-Alt-Spazio, e poi abbiamo tutta una serie di comandi. Comunque questa è la chicca, Ctrl-Alt-A, ovunque ci troviamo mi apre quel menu e io posso lanciare velocemente alcune applicazioni. Sicuramente sarà configurabile, io ora al momento non ho approfondito, però voglio dire, un menu del genere con richiamo veloce sicuramente tornerà utile per svolgere alcuni compiti durante la nostra attività lavorativa, ecco. E niente, questa era la chicca. Credo che possa essere, sì, si può personalizzare. Ah, eccola qua la personalizzazione, perfetto. Quindi al posto di questa posso rimuoverla o aggiungerne altre. È interessante, è da provare, sicuramente su uno dei miei computer. Lo installerò in maniera definitiva perché voglio approfondire Ufficio Zero per due motivi. È una distribuzione italiana, e non perché è una distribuzione italiana, secondo motivo, ritengo che sia stato fatto veramente un buon lavoro. Che dire, è simpatica questa idea, e più che idea, progetto. L'ho testata, l'abbiamo vista insieme, gli abbiamo dato sicuramente una fugace vista, e devo dire che si comporta abbastanza bene, sembra promettere bene, mi ha addirittura convinto ad installarla su una delle mie macchine, quindi da utilizzare in maniera abituale. In questa maniera avrò la possibilità di prenderci maggiormente confidenza, e chissà che in futuro non possa fare qualche altro video, magari con delle chicche abbastanza interessanti, perché, ritorno a dire, da quello che ho visto è una distribuzione che promette veramente tanto, quindi merita, almeno da parte mia, non so da parte vostra, eventualmente fatemelo sapere nei commenti, un minimo di attenzione. Anche questo video è terminato e ci vediamo ad un prossimo episodio.